In tutta Europa la raccolta differenziata segue dei canoni comuni che passano attraverso i colori dei contenitori per il conferimento dei rifiuti, un codice al quale progressivamente tutti i territori si devono adeguare. Ed è ETRA, la multi-utility a proprietà pubblica che riunisce moltissimi comuni tra Padova, Vicenza e Treviso, a scegliere tra le prime di cambiare progressivamente, mano a mano che vanno in sostituzione, i colori dei contenitori: verde per il vetro, giallo per gli imballaggi in plastica e i metalli, blu per la carta, beige per il verde ramaglie, marrone per l'umido e infine grigio per il secco residuo. Cambia il colore ma non il contenuto, lo slogan che accompagna la campagna informativa, perché ogni cosa vada al suo posto. Partiremo con gradualità, con calma. I cittadini che hanno i loro bidoni sani e li possono continuare a utilizzarli, sostituiremo quelli che si rompono nel frattempo e daremo quelli nuovi alle nuove i nuovi residenti, quindi è un'operazione che va avanti nel tempo, però insomma con l'adeguamento ci sarà. Un ulteriore passo importante è il nuovo alfabeto cromatico che ci permetterà di adeguarci alle normative europee e quindi di far sì che i nostri cittadini che si recheranno all'estero sapranno riconoscere immediatamente i bidoni da utilizzare per la differenziata e naturalmente viceversa gli stranieri che verranno ospitati nel nostro paese potranno a loro volta riconoscerli. Sicuramente un adeguamento importante che richiede un grande impegno per il nostro gestore ETRA, che noi sindaci abbiamo assecondato chiaramente in maniera molto propositiva, che sarà graduale, con nessun impatto dal punto di vista operativo per i cittadini, che nulla dovranno fare se non continuare a conferire i rifiuti secondo i colori nuovi qualora fossero sostituiti i bidoni o secondo i colori attualmente esistenti. Noi avevamo calcolato che la sostituzione di tutti quanti i bidoncini che diamo ai nostri cittadini avrebbe comportato una spesa di 10 milioni, un conto è farla nell'arco di qualche anno, un conto è farla tutto in un anno, e l'impatto sarebbe stato devastante per le bollette. Per quanto riguarda le campane, chiamiamole quelle delle aree pubbliche, verranno sostituite immediatamente, mentre per i privati, che richiedono chiaramente un importante impegno sia economico che di risorse umane, verrà fatto gradualmente nel tempo. Non ci sono costi per i cittadini? Assolutamente no, nessun costo aggiuntivo per i cittadini, anzi un ulteriore miglioramento, anche perché i bidoni saranno attrezzati anche di immagine e di dicitura, quindi saranno facilitati nel conferimento.